Volevo semplicemente riannodare alcuni fili che abbiamo lasciato in questi anni nella nostra storia cogoletese. Cogoleto ha sempre molto pensato ai suoi giovani, anche perché sapete che abbiamo una grande tradizione di attenzione ai servizi sociali. Nei servizi sociali, diciamo, una parte dedicata ai giovani, e noi l'abbiamo molto sentita. Prima parlavamo un attimo con Cola prima e ricordavamo che negli anni Ottanta era nato il primo centro giovanile in questa villa. Luca Popia, presidente della Consulta Giovanile di Cogoleto, oggi è stato inaugurato il BRIC, il nuovo centro giovani. Di che cosa si tratta esattamente? Il BRIC è un tentativo di creare una nuova tipologia di centro giovanile che non sia per forza legato alle logiche dei centri giovanili che conosciamo tutti dai decenni precedenti, e sia un po' più vicino all'innovazione, a qualcosa che collabori a una creazione, a un avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro un po' più al passo coi tempi. Diciamo che io i concetti, siamo un team multidisciplinare in consulta, abbiamo più anime, quindi le attività che poi andremo a svolgere all'interno dello spazio saranno molteplici e progettate con comunque chi utilizzerà lo spazio. Come anticipavo prima, la progettualità non finisce all'inaugurazione del centro, ma anzi incomincia, perché nei primi mesi di attività cercheremo un po' di raccogliere quali sono gli orientamenti e le attitudini dei giovani di Cogoleto, e in base a quello cercheremo con le nostre competenze, un po' con le nostre passioni, di coadiuvare i giovani a cercare di creare qualcosa di modulato sull'esperienza cogoletese. In senso vasto, quello che volevamo creare noi dall'inizio era un qualcosa che si potesse replicare da altre parti, non sia per forza legato a Cogoleto come paese, ma che si possa tranquillamente adattare a qualsiasi altra realtà piccola come può essere un paese come questo. Quindi, laboratori, condivisione di hobby? Laboratorio, condivisione di hobby, condivisione di idee, condivisione di progetti. Perché a me piacerebbe vedere veramente partire idee, svilupparsi all'interno dello spazio e diventare un po' qualcosa di diverso. Andare avanti, magari creare una sorta di incubazione di idee, molto in maniera molto più ridotta rispetto all'incubazione di impresa classica, però che possa in qualche modo arrivare poi a tirare fuori un output spendibile anche da altre parti. Cioè, le idee che nascono a Cogoleto possano crescere a Cogoleto e trovare spazio in altre realtà. Si è fatto riferimento al parco scientifico tecnologico, e diciamo che occupandomi io prevalentemente di questo, il mio aim, la mia mira è quella di creare un canale tra Cogoleto e un qualcosa di più ampio. Ciao a tutti, motivo di orgoglio vedere in quanti siamo qui oggi. È motivo di orgoglio perché tutti noi abbiamo partecipato a creare questo giorno di festa, e mi rivolgo specialmente ai ragazzi, anzi alle ragazze e ai ragazzi che nelle scorse settimane si sono rimboccate le maniche per costruire i mobili del loro futuro centro, alle ragazze e ragazzi che hanno partecipato alle riunioni in comune, ai tavoli di lavoro, alle ragazze e ragazzi che ogni giorno quotidianamente portano avanti quelle che sono le loro passioni e le loro competenze.